È scattata da 10 secondi la finale per loro. Facciamo un po' il quadro di quelli che sono i sei contendenti. Oltre a Pellegrino, che lo ricordiamo va a caccia del secondo oro consecutivo, sarebbe il primo uomo nella storia capace di concedere il bis, c'è Johannes Usflot Klæbo, e per quanto visto sin qui sembra un po' profilarsi, poi vedremo se sarà così, una sfida tra loro due. C'è un altro norvegese però, Emil Iversen, c'è il francese Lucas Chanavat, reduce dal podio a Cogne, la terza posizione dietro a Pellegrino e De Fabiani di sabato scorso, e poi c'è ancora Francia con Richard Jouve e il russo Gleb Retivic. Tutto sommato, anche se forse la semifinale di prima aveva nomi ancora più importanti, mentre Pellegrino e Klæbo controllano davanti a tutti, una finale comunque di altissimo livello. Ma una finale di altissimo livello, ricordiamoci che oltre a Klæbo c'è anche Iversen, che Iversen è un tatticista anche in queste gare. Non l'ho visto brillantissimo nella precedente semifinale, però l'ha comunque vinta ed è uno di quelli che può inserirsi sicuramente nelle posizioni da podio. Adesso è tanto tattica la gara, c'è davanti Klæbo e Pellegrino che si stanno studiando, i due francesi tallonati sulle code. Diciamo che è una finale tattica, perché adesso stanno affrontando la prima salita, quella più dura. Speriamo che Pellegrino non sta neanche forzando adesso. Sì, sembra quasi di rivedere la semifinale di prima, dove si stanno nuovamente fermando letteralmente in cima alla prima salita, sono davvero tutti fermi con nessuno che vuole prendere l'iniziativa, e adesso ci prova Chanavat. Stanno andando davanti pian piano, Iversen sta entrando verso l'interno e arrivano in cima alla salita e con nessuno che vuole prendere la discesa davanti, perché ricordiamoci che chi prende la discesa davanti ha un attimino di scia da dietro e può essere sopravanzato. Infatti si stanno fermando in questo momento e nessuno vuole prendere la discesa davanti. Adesso rilancia Chanavat e dietro li va subito Iversen con Klæbo e Pellegrino incollato sulle sue code. Sì, praticamente diciamo che davvero una sembra la fotocopia un po' di quello che abbiamo visto in semifinale. Adesso c'è Federico Pellegrino che forza nuovamente il ritmo sull'ultima salita, cerca di fare il vuoto e ci sta riuscendo, solo Johannes Usflot Klæbo riesce a tenere le sue code. E poi c'è Iversen in terza posizione e adesso sta rilanciando di nuovo Pellegrino stando sulle code di Klæbo, e c'è Iversen e Retivic che sono attaccati tutti e tre a Pellegrino. Rettilineo finale, sprint a due, Klæbo, Pellegrino salita. Testa a testa per il titolo mondiale, vediamo chi riesce a spuntarla, ed è Johannes Usflot Klæbo che vince il titolo mondiale, ha bruciato veramente di un nulla 24 centesimi Federico Pellegrino, che si era presentato in testa sull'ultimo rettilineo, però nella volata Klæbo è riuscito a guadagnargli quelle due tre pattinate decisive. Lo dicevamo, doveva essere il duello che c'è stato per tutta la stagione, il duello atteso, e duello è stato, la spuntata Klæbo che diventa così il decimo uomo capace di vincere il titolo mondiale della sprint, ma Federico Pellegrino ha venduto carissima la pelle, che poi era il suo obiettivo come ci aveva detto lunedì, e ha conquistato un argento che lo mantiene davvero nel gota della specialità. Ma è assolutamente una grandissima gara di Federico, e chiaramente Klæbo ha dimostrato una volta di più di sapere come si deve fare per vincere una gara, soprattutto una gara mondiale. È stato sempre sulle code, come si dice nel ciclismo, a succhiare le ruote, e poi è riuscito a sopravanzare Federico per un niente, però comunque è un altro podio significativo, un'altra medaglia d'argento come quella dell'anno scorso alle Olimpiadi per Federico Pellegrino, perciò vuol dire una conferma fantastica di questo grandissimo atleta.